Salve e benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi vi parliamo di un articolo di cui sicuramente avete già sentito parlare, perché in tanti già lo avete acquistato e ve lo ritroverete in casa ad usarlo. Prima di dirvi di cosa si tratta, vi ricordiamo di lasciarci un like, di iscrivervi al nostro canale, mi raccomando, attivate la campanellina, è molto importante così da non perdervi nessun video e tante novità. Si tratta di un'idropulitrice a batteria della Kibra. Sì, già lo so, starete già pensando all'ennesima copia di un'idropulitrice a batteria. Che vuoi che cambi? Sicuramente nulla, ma quello che non sapete è che Kibra è un'azienda che produce e realizza prodotti per professionisti e hobbisti. Ora scopriamo insieme il contenuto della scatola. La Kibra KP 1.3G è un'idropulitrice portatile a batteria, maneggevole e leggera, indipendente da rete idrica e quella elettrica. Ha una pressione massima di 24 bar, portata di 3.5 litri minuto, la sua autonomia è di circa 35 minuti, è dotata di un tubo da 5 metri con filtro, batteria a litio da 21 volt 4 ampere, il suo peso è di soli 3,5 kg, consente di pulire efficacemente le superfici esterne, biciclette, moto, tende e attrezzi vari, tramite acqua ad alta pressione pescata da una semplice tanica. Quando è disponibile è possibile collegarla anche all'impianto idrico. La sua dotazione comprende un ugello a ventaglio regolabile, ugello turbo per lo sporco più ostinato e il tubo autodescante da 5 metri con filtro. Riprendendo la prolunga con l'ugello turbo, questo può essere tranquillamente staccato. Vicino alla prolunga è possibile alloggiare lo schiumogeno, così in questo modo, oppure l'ugello va a ventaglio sempre nel binario apposito, si spinge e si gira. A chi è indirizzata? Può essere indirizzata alla signora Maria con le sue porte, le tapparelle, i tappeti e tanto altro, come ai professionisti come installatori e manutentori. L'abbiamo testata insieme, vi aspettiamo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, la vostra recensione è molto molto importante. Questo video termina qui, vi ricordiamo di lasciarci un like, di iscrivervi al nostro canale, mi raccomando, attivate la campanellina, è molto importante così da non perdervi nessun video e tante novità. E noi vi attendiamo sempre nel centro dove si incontra l'Italia che lavora e che produce. Al prossimo video, ciao!